Benvenuti alla mia installazione d'arte. Questi sono alcuni dei miei quadri. Una velocissima panoramica per farvi vedere di cosa si tratta. Questo non l'ho fatto io, eh. Adesso continuiamo. Ce n'è ancora un altro. Che è questo? Adesso volevo mostrarvi un'installazione che ho fatto, un'installazione dedicata alla mamma, alla donna, ma soprattutto a quello che non vogliamo vedere di loro. Si intitola Mamma, non voglio vedere. Una breve introduzione. Questa installazione, un po' azzardata e tutta rimediata, nasce da una foto vista su un giornale che trovai in un bar di Londra e che mi colpì incredibilmente. Su quella rivista c'era molto di più. Dovevo averla a tutti i costi. Visto che sono un buon italiano, mi scivolò accidentalmente nella borsa, ma non potevo resistere. Non me l'avrebbero mai data e soprattutto era troppo vecchia per essere ordinata. Le foto che ci trovai dentro mi sbatterono in faccia a un mondo che conoscevo di fama, ma che non ho mai considerato, preso come ero dalla vanità del mio animo narcisista. Fu un vero shock. Sono trascorsi parecchi anni da allora e negli incredibili viaggi fatti da adulto ho incontrato parecchie storie simili. Vederle da vicino faceva ancora più male, perché era la conferma che quelle realtà accadono ancora, in continuazione, migliaia di volte al giorno. Non dobbiamo ignorarle, ma ricordarle sempre, perché siamo vivi, belli, pieni di entusiasmo e soprattutto fortunati, perché possiamo ancora cambiare. La rivista era dedicata alla mamma, un'incredibile veduta a 360 gradi, anche quello che non volevo vedere. Ho ritagliato alcune di quelle fotografie per mostrarvele, creando un percorso diverso da quello che ci si aspetta in una serata estiva, dove si vorrebbe solo sorridere e brillare. Qui dentro troverete la mamma Glamour, quella che soffre perché le hanno ammazzato il figlio, quella che ne ha troppi e non sa come sfamarli. Ma prima di tutto incontrerete quello che produce ogni giorno per soddisfare i bisogni della famiglia, spazzatura, quello che sta lasciando ai suoi amati figli. Dedico questa installazione alle mamme di tutto il mondo perché spero diventino migliori e che crescano uomini migliori. Insegnate ai vostri figli ad amarlo sto mondo perché potrebbe tornare ad essere un paradiso. La dedico anche alle donne in generale perché spero si rendano conto che per dimostrare di essere al paro dei maschi non è necessario comportarsi da menefreghisti competitivi come loro. Voi siete migliori, adesso dimostratelo. Grazie, Massimiliano Rezza. Entrata, andiamo. E adesso un po' di buio. Mamma.
Che cosa vuol dire mamma? Questa era la foto di cui vi parlavo. Un bambino appena nato, vedete ancora c'è il cordone qui, buttato in mezzo ai rifiuti, mentre tutti guardano incuriositi, senza fare nulla. Mamma. Adesso andiamo avanti. Tutti noi vorremmo una mamma bella, una mamma che ci porta al mare, che ci coccola. Ma ci sono anche queste di madri. Adesso ci serve un po' di luce, aspettate. Cosa stiamo lasciando ai nostri figli, alle nostre future generazioni? Questo. Il prodotto dei nostri bisogni. Spazzatura. Tanta spazzatura. Perché noi abbiamo tanti bisogni. È questo il frutto di un futuro migliore? Continua. Ora andremo a vedere un altro lato della madre. C'è questo aspetto. Motherhood is God's punishment for sex. La maternità è la punizione divina per il sesso. Qualcuno ha detto queste parole, sicuramente un cattolico. Questa è una madre che mendica. Bambini scomparsi. Il pianto di una delle loro madri. C'è ancora questa madre, una delle centinaia di migliaia dei desaparecidos, ragazzi scomparsi in Argentina per le loro vedute politiche, probabilmente caricati su aerei, legati e poi buttati in mare, nell'oceano, ad affogare. Una madre che cerca il marito, scomparso, ucciso probabilmente. Un'altra di loro. Una che piange sul sangue, dove hanno ammazzato il figlio. Il sangue del figlio. Dedico una preghiera a tutte loro, al loro dolore, alla loro speranza in un mondo migliore. Grazie.